Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Gaetano, sono italiano e vivo in Austria e sono appassionato di trekking e fotografia. Oggi sono di nuovo in un bosco innanzi a Tiergarten vicino a Vienna, dove ho già fatto alcuni video in cui scattavo nella nebbia. Nel video di oggi ci occuperemo invece magari di qualche consiglio sulle impostazioni della fotocamera e qualche consiglio sulla composizione. Partiamo dagli ISO. In generale le camere moderne, quelle mirrorless, reggono gli ISO abbastanza bene, quindi si può salire 200, 400, 800. Le camere più vecchie, le vecchie reflex, tendono invece a soffrire il rumore digitale e quindi è meglio tenersi sempre ad un valore basso, intorno ai 100. Ricordiamo che la nebbia sfuma lo sfondo, le particelle d'acqua possono mettere a dura prova il sensore anche delle camere più moderne. Quindi la regola generale è evitare di alzare troppo gli ISO. Vediamo ora la scelta dell'apertura. Da evitare sono aperture tipo F2 fino a F4, in quanto rischiamo che il nostro soggetto non sia completamente a fuoco. Dal momento in cui tutto lo sfondo è comunque sfocato, sfumato, patinato dalla nebbia, non ha neppure senso salire di aperture, ad esempio arrivare a F8, 9, 10, 11, 13, 16. I tempi di scatto sarebbero altissimi e basta un po' di vento per avere foglie, rami o l'erba completamente mossa. Quindi diciamo che un valore accettabile secondo me va dagli F5 agli F8. Parlando di apertura, abbiamo accennato alla velocità di scatto. Le due cose sono praticamente collegate, perché la velocità di scatto nel bosco è funzione di una variabile fondamentale, il vento. Quindi possiamo accettare velocità più lente, un quinto di secondo, un decimo, qualora ci fosse zero vento. Dobbiamo invece orientarci su velocità di scatto elevate, tipo un centesimo, un duecentesimo, un ottantesimo, qualora ci fosse del vento, altrimenti le foglie, i rami, l'erba risulteranno mossi. Occupiamoci ora di qualche consiglio sulla composizione. Innanzitutto è interessante trovare alberi dalla forma particolare, un po' ricurvi, oppure le betulle funzionano sempre bene perché hanno il tronco più chiaro rispetto a tutti gli alberi. Parlavamo appunto di betulle per i loro tronchi chiari che risaltano rispetto agli altri tronchi, e poi parlavamo anche di alberi dalle forme particolari ed eccone qua uno. In secondo luogo, alberi isolati, completamente staccati dal contesto, con la nebbia sullo sfondo che oscura tutto il resto. In mancanza d'altro, anche persone che sbucano fuori dalla nebbia, e colpo di culo sarebbe riuscire a scattare qualche animale selvatico, qualche uccello che entra nella scena, ma è difficilissimo soprattutto in inverno. In mancanza d'altro, basta mettere impostare l'autoscatto e mettere se stessi nella scena. Un'altra tecnica interessante è saltare i contrasti, quindi tra il grigio della nebbia e degli alberi sullo sfondo e magari delle foglie ancora colorate o dell'erba, delle piante in primo piano.
Ecco qui davanti a me un esempio di quello di cui stavo parlando prima, ovvero esaltare i contrasti. Si vedono qui delle foglie ancora colorate, marroni, uno sfondo anche con i colori di terra, un primo piano con i colori di terra, mentre lo sfondo è tutto opaco grazie alla nebbia. Quindi si potrebbe tentare sia di catturare tutta la scena, oppure di provare a semplificarla e concentrarci su questa zona. Davanti a quest'albero riusciamo quasi a mettere insieme le due cose, il contrasto del soggetto con lo sfondo e il contrasto del primo piano colorato con lo sfondo completamente grigio e appannato. Anche qui molto interessante il contrasto tra il primo piano, l'erba gialla, e lo sfondo avvolto nella nebbia grigio. Ecco ad esempio un albero completamente isolato dal contesto, con la nebbia che separa lo sfondo completamente. E qui eccone un altro. Spero che questo video vi sia piaciuto e che magari abbiate appreso qualcosa che non sapevate. Per oggi dalla nebbia è tutto, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao! A proposito, forse non lo sapete o nessuno ve lo ha mai detto, ma quando la nebbia è così fitta, quando praticamente siete dentro una nuvola, fa un freddo boia.